Buongiorno cavalieri, oggi vi tocca vedere la mia faccia. Io sono Davide, il Belloz, e grazie agli amministratori e padri fondatori del gruppo Montefeltro che mi hanno dato questa possibilità di condividere con voi questa sbarbata. E niente, ho pensato che, cioè, ho approfitto del video, no? Per farmi una sbarbata degna di questo nome, quindi andrò a togliermi tutta la barba. Ormai è un mesetto e mezzo che sto facendo solo rifiniture, tanto sto strizzando il pennello, ho messo il pennellino a bagno. Sto facendo solo rifiniture e quindi basta guidare a metà, eh. Allora, ho messo il mio pennellino a bagno. Niente, ho pensato cosa utilizzare oggi, ero indeciso sul rasoio. Solitamente con la barba così un po' lunghetta mi diverto molto col Fatip, con lo Chavette o col Future. Da quando ho scoperto il Future è una goduria unica ed è semplicissimo da utilizzare. Niente, però per cambiare un po', aspetta che la rimetto una scatolina così vedete, ho deciso di provare con voi, beh, provare, lo uso ormai da un bel po' di tempo. Cos'è uno sciavettino? Il bello di Boker è che utilizza le stesse scatolette del loro Mano Libera, e quindi qua sta andando, no? Sì, non si sa mai. Stesse scatolette del Mano Libera Bellini, anche i manici che utilizza per i sciavette sono gli stessi manici che vengono utilizzati per i loro Mano Libera. Beh, questo in plastica, se non un altro con mezza lama di col manico di ulivo, quello è molto bello come manico. Per oggi vado con lama lunga. Questo è un bellissimo Chavette, secondo me è uno dei migliori, se non il migliore, secondo me, che c'è sul mercato. Perché come dimensioni e peso è praticamente uguale, vabbè, forse un po' più leggero, ma di poco, ad un 5 ottavi quello base di Boker. Ok? E quindi non dà la parvenza di giocattolino. Come ad esempio me lo dà i classici Dovo, o anche, che avevo provato, il Boker, sempre stile Dovo, quello col portalama cavo, con la plastichetta, però sembra davvero un giochino. Qui invece c'è solo acciaio e plastica, ecco, che mi cade la lametta. Allora, lametta tondeo, facilissima da inserire su questi Chavette. Ovviamente non mi metto a fuoco perché è la fotocamera anteriore del cellulare. Quindi ci sono questi due pin dove proprio va incastrata la lametta e sta dentro perfettamente, è impossibile che possa uscire, ok? Lama tondeo, una lama tedesca, aspettate che ho fatto gli angolini, ecco, tac, pronto, blocco, via. Quindi sciavettino, come sapone invece per questo periodo pre-natalizio, ormai natalizio, ho deciso di usare lui, Scott's Pine Shape della Stirling. Una profumazione per me semplice ma buonissima, quasi balsamica, è proprio pino, vero pino. Ci metto un leggero strato di acqua intanto, così aiuto il montaggio. E come pennello lui, il Torga C5 di Semog, che io adoro il mio pennellino, posso dirlo preferito finora, e farò un premontaggio in ciotola. Con la ciotola, cioè questo essendo un ciuffo corto non si sposa benissimo con la ciotola, ma
Era più indicato il SOC, che ho anche quello, però ormai questo manico, questo ciuffo corto mi piace tantissimo, soprattutto quando ho una barba così, abbastanza lunga, quindi avendo il back bob un po' più duro, sono sempre più mini comunque. Adesso io ho fatto la doccia, tempo della doccia, quindi quei 10 minuti in ammollo nell'acqua caldina, basta, lui è pronto. Allora, io sono l'ultimo arrivato, quindi sono l'ultimo arrivato, quindi perdonate, faccio cavolate, o se vedrete del sangue oggi. Allora, vado col prelievo. Scavo bene, che Stirling si lascia maltrattare. Ora dovrò mettere un sacco di acqua, che come sapete meglio di me, Stirling è assetatissimo. La particolarità di questo sapone, secondo me, proprio il suo punto forte, è che si apre questo profumo di pino, pinosissimo, proprio naturale. È la sua particolarità perché ha degli oli essenziali dentro, cioè gli oli essenziali di pino. A differenza di altri come Stirling, Ozark, che è l'altro Stirling che ho, ne ho solo questi due, che è una profumazione un po' più complessa, adesso non che sia complessissima, ma sicuramente più complessa di questo. C'è proprio un bouquet. Quella però è una fragranza sintetica, ok? Quindi chimica. Qui invece è proprio una fragranza molto naturale perché c'è proprio l'olio essenziale di pino. È più tenue come profumazione rispetto Ozark, ma è sempre presente. Ok, allora faccio questo premontaggio, poi io aggiungo l'acqua in viso. Faccio un po' così. Quindi, prebarba, a parte che Stirling non l'avrei messo comunque, non serve proprio perché ho appena fatto la doccia. Quindi basta. Questo pennellino è comodissimo, morbidissimo. Mi piace un sacco. Poi io prendo direttamente l'acqua col ciuffo. Io come mi sta in mano, perfetto. Anche col SOC, ma con lui mi trovo meglio. Calco così, va sotto il pelo, tolgo il barbone, barbetta. Sono l'ultimo arrivato, stavo dicendo qua, perché ho scoperto la rasatura tradizionale e la rasatura in generale 3 annetti fa. Così volevo, perché ho sempre tenuto il barbone, proprio il barbone importante, lungo, grosso, così. Quindi oltre a olietti, sciampini, spazzole, il mio mondo si fermava lì. Ho voluto acquistare uno chavette,
ho iniziato con lo charrette, che volevo farmi i contorni da solo, anche perché andavo dal parrucchiere e spendevo per sistemare la barba un sacco di soldi ogni volta. Poi però una volta che ho scoperto questo mondo, basta, si è aperto il vaso di Pandora. Ah, mi stavo dicendo, la particolarità poi di questo, oltre all'olio essenziale, sta proprio nel montaggio, che a differenza di Ozark, che è il classico Stirling col beef tallow, qui c'è il tallow, ma di montone, non di, quindi il sego non di manzo bovino, ma di montone. Che non so, sulla carta dovrebbe essere più performante. In realtà non trovo differenze, se non forse una post migliore con questo, forse, ma forse. E un montaggio un po' più, non so come chiamarlo, blando, rispetto al classico yogurtoso Stirling. Questo rimane un po' più blando. Più fine, non lo so, o comunque quello ciabatte mi va bene, un sacco di acqua, ecco, bocca che sta di pino, ho mangiato degli aghi di pino, formetta, ok, vanno l'amatondeo, che non uso da un sacco di tempo. Questo rosaio va solo con le tondeo e con le Jaguar le ho finite, mi piacevano un sacco, belle rigide, cattive. Queste Tondeo sono più flessibili, più fini, però boh. Vediamo. Devo guardare allo specchio che non mi vedo, ok? È andato, primo pelazzo. Non devo far cadere, scendere questi pelazzi nel lavandino, sennò intoppo tutto. E sicuramente avendo la lama lunga è più morbida, è più, si può usare un po' di più rispetto alla lama, la mezza lama di E. Magari il baffo lo lascio, il baffo per ultimo, magari. Non lo so. Questa roba. Pelazzoni. Devo fare anche trovare mano libera, ma no, ci ho fatto solamente due rifiniture finora. Fare un video mi sembrava un po' esagerato.
Vai, tiro giù, tiro giù, bella la telecamera. Posso fare il muschio per il presepe. Poi qua sotto io ho un neo, un po' rilievo, stare sempre attento, che mi frega. Eccolo lì. Leggera. Leggera comunque. Tagliare la barba così un po' bisogna spingere. Un po' spingo, forte. Cos'è quello? Non è contropelo questo, perché in questa posizione ho il pelo che va in orizzontale, quindi su e giù è uguale. Ecco, il pomo è dove mi frego sempre. Pomo da dama. Perché... Vai, andiamo dopo, dai. Ta ta ta! Vabbè, andiamo ancora con la... tratto un sacco di acqua... No... Ecco. Si è inzuppato il pennello di acqua... No... Bene, abbastanza bagnata, ma così è troppo, lo riprendo. Avevo il pennellino del lavandino e mi si è inzuppato. Tutto bene, vabbè, direi. Va bene. Belli. A volte me li prendo con la mano, con lo sciavè. Mi taglio giù un po' con lo sciavè. Vai, facciamo solo due, faccio solo due passaggi, e no. Perché in questo periodo col freddo io vado sempre a lavoro in bici e la pelle è tesissima in faccia. Quindi non esagero. Seconda cosa, mi piace fare la barba ogni 1 o 2 giorni. Non voglio esagerare. Il baffo magari lo tengo. Lo tengo per Natale. Il baffo allora, il tuo clima natalizio. Ecco qui sotto. Dove ho i piedi?
Comunque sì, con lama lunga vado molto più spedito perché, essendo la lama lunga, il peso viene distribuito su tutta la lama. Maledetto mio. Aia, aia, mi sono pizzicato. No. Quindi il taglio è leggermente più delicato di quello col mezzo lama di E. Con il futuro invece, perché vado tranquillo, proprio senza pensieri, senza problemi, ecco qua, senza problemi, di una facilità estrema, e può stare anche meno attenti rispetto allo Chavez, ma anche a 6, una passata, via, porta via tutto e pialla. Spiarla troppo, devo aspettare minimo 3 giorni per farmi la barba. Ma come sto a quei baffi? Carine. Magari più taglio qua sotto, dai. Vabbè. Voglio fare come Lenny, mitico Lenny. Vabbè, ci sta? Vabbè, dai, lo lascio. Lo lascio. Ficcato qui. Vabbè. Quello qua freddo si ferma. Da solo. Vedete qua la pelle che è un po' rossa qua. È freddo. In bici. Pelle già bella morbida, questi lamenti, trasforma in una gomma, faccio gomma. Ah sì, dai, buono, oh. Fatto, acqua fredda. Allora potrei mettere la cena. Ma l'abbiamo anche da sistemare. Forbicine. Lievito. Suppizio. Ma mi sembra andata bene, allora. Più bello, guarda che bello Stirling, mi piace un sacco perché sono sempre un numero, ok, scritto mano, il numerino scritto mano. Allora, solitamente questo l'ho appena acquistato, proprio nuovo. Mentre il sapone è un po' che lo sto utilizzando,
bel pochino che io ho fatto. Mi sono, vabbè, Black Friday, ho detto no, devo prendere quell'after. Solitamente utilizzavo qua un American Blend Define, non è uguale ovviamente, non c'è il pino, però lei vecchia barberia ci stava, oppure il Whisky Clubman, però questo l'ho già provato una volta, fatto proprio bene penso. So di albero di Natale. Una profumazione buonissima. Ha questo, non so, tipo un agrume iniziale. Un agrume. E poi si trasforma proprio nel pino, perché anche qui. Anche qua c'è il Pinus Silvestre Leaf Oil. Quindi è proprio l'olio essenziale di pino pure qua. Però rispetto al sapone sento di più anche la resina, ok? Sento la resina. Un po', rimane buono. È totalmente diverso da Ozark. Ozark è più l'odoro in primavera, beh, tutto l'anno, però in primavera che è un po' più frizzantino. Questo è un po' più cupo il sapone. Ma l'after mi ricorda cosa di più vero? Oh, pelle morbida. Adesso non sono arrivato proprio al BBS. Ma non l'ho nemmeno cercato, eh. Fin troppo bene, ok? Quindi ora sono pronto col ba. Lì devo mettere l'olietto, non l'olietto, la cera che ce l'ho, da qualche parte ce l'ho. Tac, cappellino. Cappellino, baffo, no? Ora vado al bar, bianchino, partita alla bocce. Ciao a tutti, grazie per l'opportunità e spero vi sia piaciuto questo video, proprio basic, ma questo baffo non lo so, lo tengo, lo tolgo, non lo so, mi sa che lo tolgo. Però giuro, fino a Natale lo tengo, dopo Natale ci penso, ok? Ciao ragazzi, iscrivetevi al mitico gruppo Montefeltro.